Dopo la maratona notturna è stata approvata la manovra di bilancio per il 2015 che ha visto ulteriormente rafforzato il contenimento delle spese insieme con meccanismi specifici adottati per l'allineamento agli obiettivi di assorbimento del disavanzo. Una partita questa che si giocherà ancora sul tavolo del governo, stando alle esigenze di aggiornamento chieste anche oggi in conferenza stampa. Ma partiamo dalla premessa che il governo ha ulteriormente tagliato fondi ai comuni, in particolare alla città di Napoli, quindi fa di tutto per metterci in difficoltà, per ridurre servizi, per aumentare imposte. Invece noi abbiamo mantenuto servizi ai cittadini, non abbiamo tagliato, addirittura abbiamo ridotto alcune imposte, previsto delle agevolazioni, un bilancio virtuoso, trasparente, riduzione del disavanzo e l'obiettivo di uscire con 8 anni di anticipo dal piano di riequilibrio. Un'azione importante nonostante il governo che fa di tutto per non far decollare la nostra città. Io trovo inaccettabile che chi è virtuoso venga punito e chi non lo è venga avvantaggiato. Questa è un'operazione irresponsabile e ingiusta, è quello che sta accadendo negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Nonostante noi abbiamo messo in campo azioni virtuose, di trasparenza, di correttezza, anche l'ANAC sottolinea che Napoli e Palermo sono le città che utilizzano le procedure più trasparenti in materia di gare, eppure siamo quelli più puniti. Allora interroghiamoci perché accade questo. Perché accade questo? Evidentemente non si vuole che si costruiscano modelli autonomi, efficienti, virtuosi che tengano fuori altri tipi di interessi. No, vabbè, il governo chiaramente è allergico nei confronti di esperienze autonome che vanno fuori dal sistema tradizionale, liberista, partitocratico, quindi è chiaro che noi diamo fastidio. È brutto però vedere che si utilizzano strumenti che poi vanno a danno dei cittadini, come appunto i tagli dei trasferimenti, però insomma Napoli si sta riscattando anche con una grande partecipazione popolare. Nei documenti presentati si leggono i risultati della lotta all'evasione, del grande sforzo per la razionalizzazione delle partecipate, della riduzione delle spese per il personale e degli oneri da indebitamento, la copertura del costo dei servizi a domanda individuale, tutto riuscendo anche a non incrementare le tasse sui cittadini anche in presenza di ulteriori tagli nei trasferimenti, registrando anzi una riduzione per alcune categorie di Tari ed IMU e la novità del canone patrimoniale non ricognitorio, che verrà pagato per l'occupazione del suolo da parte dei gestori dei servizi pubblici per il passaggio delle reti nel sottosuolo. Sono state fatte una serie di tagli alle tariffe, quest'anno del 30%, quindi sono risorse che ci hanno consentito di mantenere la platea di gli utenti in maniera integra, però ci ha dato la possibilità di poter riprendere delle risorse e andare a fare operazioni importanti. Abbiamo un incremento sulle sanzioni del codice della strada, da 80 milioni sono diventati 87 milioni, abbiamo un'entrata maggiore sui proventi del patrimonio dell'ente, quindi ci sono altri proventi che hanno funzionato e quindi hanno dato la possibilità di mitigare questo impatto negativo. Abbiamo delle riduzioni delle spese del personale perché c'è stata una forte riduzione, abbiamo contratto il fondo di risorse decentrate, quindi sono risorse che vengono a liberarsi per alimentare spese che ovviamente dovevano essere garantite, per servizi che dovevano essere garantiti e che attraverso il taglio dei fondi erariali avremmo ovviamente non potuto più garantire, quindi sì. Un'operazione di efficientamento necessaria, obbligatoria da parte nostra. Sì. Noi facciamo spese per investimento con entrata corrente, non potendo accedere a nuovi mutui, perché non posso fare. Prima si sono fatti BOC per 300 milioni, per 200 milioni, si sono fatte operazioni finanziarie importanti, ovviamente non le farei perché non auspicherei un nuovo indebitamento. Poi c'è una partita a parte con Cassa Depositi e Prestiti, perché bisogna aprire il tavolo con Cassa Depositi e Prestiti, perché noi abbiamo rinegoziato i mutui ma siamo a un tasso che non si capisce perché siamo a 4,2%, visto che Cassa Depositi e Prestiti prende le risorse, i soldi da BCE a 0,50, perché tutto questo spread? Questa è una cosa assurda secondo me, io non posso andare sul mercato finanziario per vedere un operatore finanziario che mi dà un tasso più basso, devo andare da Cassa Depositi e Prestiti e quindi in regime di monopolio devo subire il tasso che pratica Cassa Depositi e Prestiti. Non è una logica di mercato questa. E allora se non deve esserci una logica di mercato, ci deve essere una logica istituzionale dietro a questa operazione. Se ci deve essere una logica istituzionale, deve prevedere che se costa 0,50% il costo dei denari e delle risorse che Cassa Depositi e Prestiti prende, necessariamente deve darli agli enti al 2, posso immaginare al 2,5%, cioè un paio di punti percentuali dovrebbe liberarli. Questi sono milioni. Non si può continuare a chiedere di coprire il buco del governo, del bilancio dello Stato attraverso, ma non lo dico io, l'ha detto la sezione riunita della Corte dei Conti, lo ha detto a marzo di quest'anno, ha detto il governo non può continuare
a chiedere sacrifici alle amministrazioni territoriali, ai comuni in particolar modo. Noi pesiamo, da un'indagine ANCI, pesiamo esattamente il 12% della spesa globale statale. Dove sta lo spreco? Sta nel 12% o nell'88% che manca? Perché comunque è un bilancio che, in considerazione dei tagli, non ci consente di decollare come vorremmo. Allora io penso che è venuto il momento in questo paese di avere il coraggio di mettere in campo una riforma che dia totale autonomia fiscale e tributaria, quantomeno alle città metropolitane, ma io dico a tutti i comuni.